Appuntamento nella sala più spaziosa della scuola secondaria di primo grado Bartolena, sede di San Simone a Livorno, per ospitare gli studenti di tutte le sezioni delle terze pronti a subissare di domande i due giocatori del Livorno Calcio, Luci e Gasbarro, nell'ambito del progetto formativo promosso dai plessi scolastici in coordinamento con la FIGC e denominato Il Calcio e le ore di lezione. Allora, il progetto è stato pensato dal MIUR insieme alla FIGC proprio per insegnare ai nostri ragazzi, ai ragazzi delle terze che lasceranno questo istituto tra qualche mese, a sapersi adattare a un nuovo istituto, a una nuova classe, un nuovo gruppo classe, per apprezzare i pregi e i difetti di ogni ragazzo col quale avranno a che fare e vedere anche come la vita dei giocatori che sono stati invitati, oggi sono venuti Andrea Luci e Andrea Gasbarro, potrebbe essere il loro futuro, quindi noi li invitiamo ad un progetto di continuare gli studi come hanno fatto in questi 3 anni con noi e continuare lo sport ai livelli buoni che stanno seguendo. Brevemente, 3 ragazze sono state premiate, Martina Cavazza, Emma Colomba e Vittoria Parducci, per meriti sportivi? No, sono state premiate perché hanno vinto una borsa di studi a Salamanca. Quest'anno la scuola Bartolena ha fatto un progetto per il quale i ragazzi si sono recati 7 giorni nella città di Salamanca a studiare e si sono riconosciute per merito, quindi abbiamo pensato di dedicargli un'ora solo per loro. Andrea, questi ragazzi di 11-13 anni galvanizzano in qualche maniera, danno un po' di energia perché insomma credono nei vostri risultati? Sì, sono, tutti i ragazzi sono simpatici e molto spontanei e non pensano quando dicono qualcosa, quindi dicono sempre la verità, dai. E sì, diciamo, loro ci credono, ci hanno fatto tanti applausi e quindi speriamo di accontentare anche loro e di riuscire a raggiungere tutti insieme questo obiettivo. Obiettivo che occorre perché c'è la richiesta d'appoggio di tutti, insomma il prossimo incontro con l'Entella, la situazione non è delle più felici per il Livorno, però si può dare buona dose di questo risultato alla sfortuna che insomma la squadra c'è. Sì, diciamo che è un'annata dove sono le classiche annate dove gira tutto contro, però credo che spetti solo a noi fare girare questa, chiamiamola sfortuna, se si può chiamare così. E ovviamente è già un po' che siamo in una situazione un po' infelice, a volte ci siamo tirati fuori, a volte ci siamo rientrati. E questa è l'ennesima partita fondamentale di quest'anno dove servono soltanto 3 punti e basta. Questo è l'importante. Il sostegno di questi ragazzi di 11-13 anni, magari a volte vengono anche allo stadio, e il sostegno di tutta la tifoseria un po' più grande perché insomma c'è da lavorare in squadra. Sì, c'è bisogno di tutti sicuramente, dai ragazzi più piccoli ma anche dai tifosi quelli più grandi, e bisogna credere tutti in questa salvezza, in questo obiettivo che ci siamo prefissati da inizio anno e che a inizio anno sembrava dovesse venire senza problemi, invece che poi si è rivelato un ostacolo abbastanza difficile, piuttosto difficile. E dobbiamo crederci tutti.